Autore e curatore di pubblicazioni storico-filosofiche e religiose, ci propone oggi il tema Una certa spiritualità della politica, tra abbandono e presenza. Un piccolo percorso tra alcune poesie laiche alla ricerca di tracce di una spiritualità del vuoto di estrazione orientale. Prego. Va bene, grazie. Grazie a tutti, buonasera a tutti. E grazie a chi mi ha invitato, soprattutto perché mi sento un po' da Sanremo, comunque, vabbè, scusate, a chi ha voluto la mia presenza, soprattutto ringrazio Rossana Arbis, e ringrazio anche Valentina Neri, con cui abbiamo pensato insieme il tema dell'intervento che avrei fatto. Molte volte non si pensa a questa cosa, no? Che dietro a un intervento, una conferenza, un libro, un articolo, nascono sempre, direi, da incontri, no? Incontri tra persone, incontri umani, o incontri anche con libri, no? Che sono sempre degli incontri umani. Va bene, allora, una certa spiritualità della poesia tra abbandono e presenza. Allora, una certa spiritualità, beh, naturalmente lo sappiamo, ci sono date, ci sono tante, tante, infinite spiritualità. Io cercherò di tracciarne una in particolare, che ho cercato appunto di, ho tentato di enucleare in questi due termini, abbandono e presenza. Che tipo di spiritualità? Non è una spiritualità di stampo prettamente religioso, sappiamo che spiritualità e religione non coincidono, sappiamo anche che la spiritualità prende dalla religione, sempre, io credo, prenda direttamente, indirettamente, consapevolmente o meno dalla religione, anche se prende elementi, prende influenze, prende spunti, anche se poi li adatta, li modifica, a volte anche li tradisce anche, e va bene così. Allora, la spiritualità fatta di abbandono, abbandono in che senso? Allora, abbandono all'essere delle cose, abbandono alla semplicità del mio essere, del mio manifestarmi, e presenza. Presenza, direi, con la P maiuscola, presenza come condizione esistenziale del mio essere, del mio abitare il mondo, del mio essere nel mondo. Abitazione di questa presenza. Abitazione di questa presenza. Allora, una spiritualità che vediamo, forse lo sappiamo tutti, un tipo di spiritualità che vediamo soprattutto incarnata in certe tradizioni, io credo. Soprattutto io penso al taoismo, soprattutto io penso allo zen, però che in realtà, se leggiamo con uno sguardo un po' attento, rintracciamo anche in tanta mistica, per esempio, mistica cristiana, mistica sufi, che è stata accennata al termine del precedente intervento. E tanto altro. Comunque io l'ho ritrovata soprattutto questo tipo di spiritualità, appunto, soprattutto in una pratica, più che in una tradizione spirituale, che è la pratica meditativa, fatta appunto di abbandono e di presenza. Una pratica meditativa soprattutto di estrazione buddista e appunto zen. Inizio con una poesia di Rilke, a proposito di Rilke, che si citava. Vorrei citare, citerò solamente poeti, tra virgolette, laici. Non mi interessa leggere poesia di estrazione religiosa, troppo facile in qualche modo. Troppo facile soprattutto il dare a credere che si parli per le persone interessate a quell'argomento. Ok, alla spiritualità, alla religione. Mi sembra una cosa
troppo importante per relegarlo a quella cosa lì. Entro in libreria e vado nella sezione dedicata alla spiritualità. Uno che legge, che conosce colui che chinò il volto lungi dalla sua essenza, a una seconda che il voler rapido ti tiene pagine solo a volte, interrompe rudemente. Fin la sua madre non sarebbe certa se è colui che qui della sua ombra legge cose imbevute. E noi ora avevamo quel che sappiamo quanto gli sfuggì finché la fatica sollevò lo sguardo. Su di sé sollevando tutto quello che stava chiuso sotto, dentro il libro, con occhi che non prendono, ma offrendo urtano contro il mondo pronto e pieno, come bambini quieti che da soli hanno giocato e hanno appreso a un tratto quel che c'è ancora innanzi, ma i suoi tratti, che erano già ordinati e ben disposti, rimasero per sempre sfigurati. Una poesia che alle persone che piace leggere, insomma, una bella critica, cioè tra me e la realtà cosa c'è tra me e la realtà? Rispetto alla realtà io cosa sono? Ci sono filtri, ci sono schermi, ci sono giudizi, ci sono pregiudizi, ci sono idee, c'è il mio progetto, c'è la mia paura, c'è il mio passato. Allora c'è un muro tra me e la realtà. E c'è la mia volontà di fare, di accaparrare, di arrivare, di diventare, di essere. E allora c'è un buttare mio sulla realtà, non un riceverla, non un essere un puro ascolto, una ricezione aperta, così come la persona che legge il libro. E poi toglie gli occhi da questo libro e cosa riceve? Riceve o dà o sporca? Fernando Pessoa mi ha detto, una mia amica che studia portoghese, che si direbbe Psoa, però ogni volta che dico Psoa la gente dice chi? Allora io dico Pessoa. La scienza del vedere che non è scienza. A proposito, piccola parentesi, sono proprio contento di parlare alla fine della serata, perché ho visto che il corpo, a proposito di vedere, il corpo torna sempre. Ed è, non so voi, ma stupisce, no? Cioè, si parla, oggi si parla di poesia e spiritualità. Sappiamo quanto il corpo, no, nella spiritualità oriente-occidente, sia stato spesso negletto. Qui mi sembra che dalla prima a quest'ultima relazione non si sia parlato altro che corpo. No? Sono un guardiano del gregge, il gregge sono i miei pensieri, e i miei pensieri sono tutti sensazioni. Penso con gli occhi e con le orecchie, e con le mani, coi piedi, e con il naso, con la bocca. Pensare un fiore è vederlo e respirarlo, e mangiare un frutto è saperne il senso. Ecco perché quando un giorno di caldo mi sento triste di goderne tanto e mi stendo completamente nell'erba e chiudo gli occhi che bruciano, sento che tutto il corpo è steso nella realtà. So la verità e sono felice. Io voglio la sola realtà, le cose senza presente. Non voglio includere il tempo nel mio schema. Non voglio pensare le cose in quanto presenti. Le voglio pensare in quanto a cose. Non le voglio separare da esse stesse, trattandole come presenti. Non dovrei nemmeno trattarle come reali. Non dovrei trattarle affatto. Dovrei solo vederle, semplicemente vederle. Vederle fino al punto di non poterle pensare, vederle fuori dal tempo, fuori dallo spazio, vederle con la facoltà di togliere tutto tranne il visibile. Ecco,
la scienza del vedere, che non è scienza. Anche qui l'abitazione della realtà è fuori dal mio pensarla, se la penso non l'abito, perché pensandola, pensarla e trattarla, è modificarla, manipolarla, è non sentirla. Invece i pensieri della mente di cui parla Pessoa sono tutti sensazioni, sono i pensieri della grande mente di cui parla Nietzsche, nel Così parlò Zarathustra, rispetto alla piccola mente, la grande mente che è il corpo, dice Nietzsche, con tutta la sua saggezza arcaica, potente, vera, originaria, rispetto a quella piccola, dell'altrettanto piccola mente, che è una saggezza acquisita, è una saggezza tentennata, falsa, ipocrita, spaventata, altezzosa, di una mente arrivata da poco nella storia. Allora, una pratica di semplicità rispetto al mentale, al suo ostruirmi e al suo ostruire, un'ascesi rispetto a tutto questo, un'ascesi del mio vedere, un'ascesi rispetto al mio giudicarlo, un'ascesi rispetto al mio valutarlo, verificarlo. Semplicità che è semplicità del darsi della mia vita, semplicità di vivere, cioè in altri termini nudità all'essere esposti alle cose, alle persone, che è quindi il crollo delle sovrastrutture, il crollo delle difese. Sono tanto spaventato. E l'essere esposti è il momento dell'incontro. Solo lì si dà l'incontro. È il momento del coraggio. È il momento coraggioso dell'amore. Vi leggo una poesia, lo sapranno tutti questa poesia, però se c'è una persona sola che non la sa questa poesia, ho l'onore di leggerla. Alda Merini. No, sì. Alda Merini. La semplicità. La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri. Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire alla mercé di chi sta di fronte. Non ci esponiamo mai, perché ci manca la forza di essere uomini, quella che ci fa accettare i nostri limiti, ce li fa comprendere dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto. Io amo la semplicità, che si accompagna con l'umiltà. Mi piacciono i barboni. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza. Lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. E questo... Grazie per avermi invitato. questo essere semplici, che è uno svuotarsi. È uno svuotarmi, uno svuotarsi da ciò che io avevo ritenuto mio fino a questo momento. È un liberarsi, è un liberarmi, appunto un fare vuoto, una kenosis, come la kenosis di Cristo.
essere al di là, essere prima, anzi, essere prima di qualsiasi identificazione, di qualsiasi nome, di qualsiasi caratteristica, tutte protezioni, di qualsiasi preferenza, da tutto ciò che mi distingue dalla realtà, che mi distingue da te. Allora il processo di unione con il reale, di unità con il reale, del vero esserci, il sentirlo, accoglierlo, che è lo stesso processo della spogliazione, la stessa cosa, due termini per indicare lo stesso processo. Patrizia Cavalli, immobile, nel centro delle cose, senza gerarchia nella materia, tutta materia dolce in varie forme, ognuna forte, nobile e assoluta. Cedevolmente appaio la natura, io senza proprietà, di nuovo sua. E questo abitare svuotato, la realtà, cosa accade? Vi è la ierofania, la manifestazione della infinità infinito, dell'assoluto nel relativo, della dimensione non dualistica nel nostro vivere, che è vivere nel dualismo, la vita, la realtà cosiddetta ordinaria. È l'esperienza di un udito che ha fatto pulizia, di un occhio, di uno sguardo che non è più chiuso dalle sporcizie, che sono le sporcizie del mio inquinamento. In altri termini è il svuotarmi dal mio dire io, che è il mio volermi difendere, che è la mia aggressività. Qui vedo invece tutta l'immensità che costituisce il piccolo, il comune, il quotidiano, che cominciano a parlarmi con la loro totalità, immensità, potenza. Che immensità! Raffaele Alberti. Oggi, appartato dagli uomini e solo fra queste balze, sono stato a guardare il fiume e ho visto solo un cavallo e ho ascoltato il tubare di una colomba smarrita. Il vento, passandomi accanto come di sfuggita, mi ha detto: l'eternità potrebbe essere un fiume, semplicemente, o un cavallo dimenticato, il tubare di una colomba smarrita. L'infinito nell'infinito c'è effettivamente in tutto questo tipo di poetica, il crollo della dimensione escatologica. In questo contesto ciò che si spera nell'escatologico, dell'escatologico, si sente, se volessimo usare una categoria un po' che andava di moda in una certa teologia, si sente nel seculum. Crolla questa contrapposizione, la divisione tra seculum ed eternum. Come deve crollare anche la narrazione delle grandi cose, degli immensi operati, di ciò che sembra, di ciò che appare stagliarsi rispetto a tutto il resto, distinguersi, che si manifesta come qualcosa di urlato nella realtà, rispetto alla realtà. Qui invece il piccolo è onorato, il piccolo che è riconosciuto come una sede immensa, come sede immensa della gioia umana. Uno dei poeti che più ha insistito su questa cosa, io credo, è Raymond Carver. C'è questa poesia che non a caso lui ha intitolato Felicità, non a caso. Anche questa stupenda. Me lo dico da solo, tanto non l'ho scritta mica io. Talmente presto che fuori è ancora quasi buio. Sto alla finestra con il caffè, le solite cose della mattina presto che passano per pensieri. A un tratto vedo il ragazzo, il suo amico, venire su per la strada per consegnare il giornale.
portano il berretto, il maglione e uno la borsa a tracolla. Sono così felici che non dicono niente questi ragazzi. Mi sa che se potessero si prenderebbero sotto braccio. Il mattino è appena sorto, stanno facendo questa cosa insieme. Avanzano lentamente. Il mattino si fa più luminoso, anche se la luna pende ancora pallida sul mare. Una tale bellezza che per un attimo la morte, l'ambizione, persino l'amore non riescono a intaccarla. Felicità. Arriva inaspettata e va al di là davvero di qualsiasi chiacchiera mattutina sull'argomento. Quindi una sapienza, la più alta, ma alta proprio perché non si presenta più come una sapienza, non è più qui a dire se stessa. Potremmo dire che è tanto più quanto meno consapevole di sé, meno cattedratica, meno teorizzata e meno teorizzante. Eccomi, la sapienza. Allora è il non sapere, come spazio mentale nel quale accade questa gioia. La divina ignoranza come crollo di questa struttura troppo piena, troppo intasata, troppo colma, troppo densa per poter essere ospitazione, apertura, apertura allo splendore dell'evento. Quindi non tanto l'abdicare banale, retorico al sapere, perché l'intelligenza umana non potrà mai capire, perché è limitata, eccetera, ma abdicare perché lo stesso capire fa parte del mio rimanere fuori, fuori dall'immersione. Silenzio dell'universo di Cesare Viviani. Esiste un granello, esiste l'universo. Infinita è la tolleranza che l'immenso ha col minimo. Questa compatibilità, la compresenza, insegna la stessa cosa al cuore. Così, per conoscere l'immensità, bisogna non capire niente, perdere ogni intelligenza, non conoscerla. E questo non conoscere conduce a un'esperienza altra della realtà, ovviamente, che si caratterizza da alcuni aspetti, ma il centrale, direi, è il crollo del dualismo. Tutto è puro per i puri, no? Come dice San Paolo. La poesia è lo strumento di questo fare pulizia, di rendere puro l'occhio. Tra l'altro questa frase paolina, no? Tutto è puro per i puri, che troviamo nella lettera a Tito, la sua interezza è molto interessante, quasi ha un sapore vagamente buddista, ve la leggo tutta. Tutto è puro per i puri, ma per i contaminati e gli infedeli nulla è puro, sono contaminate la loro mente e la loro coscienza. Cioè, sono impuri perché sono contaminati la loro mente e la loro coscienza. Quindi cosa rende puro? È l'assenza o meno degli inquinanti, un termine molto caro al buddismo, i klesha, gli inquinanti mentali, gli inquinanti della propria mente. Quindi appunto poesia come pulizia dei klesha, degli inquinanti. E cosa produce questa pulizia? Lo dicevamo, l'esperienza non dualista, la visione non dualista, qualcosa che all'uomo fa tremare i polsi, e se non tremano i polsi vuol dire che non ha capito assolutamente di che cosa stiamo parlando. L'esperienza non dualista deve fare tremare i polsi, se pensata fino in fondo. È il crollo di ogni contrapposizione, di ogni distinzione, di ogni separazione, di ogni differenziazione di cui ci parla la realtà ordinaria, al nostro percepirla altrettanto ordinariamente. Mario Luzi: a volte
si tocca il punto fermo e impensabile, dove nulla da nulla è più diviso, né morte da vita, né innocenza da colpa, e dove anche il dolore è gioia piena. Sono cose queste che si dicono per noi soltanto, altri ne riderebbero, ma a dire si devono, le annoto per te, che le sai bene, e per testimonianza dell'amore eterno. L'amore eterno, l'amore interno come luogo impensabile di questo crollo non dualistico. Cioè la verità dell'amore eterno come il crollo della mente bicamerale, come il titolo famoso di un testo. E tantissima mistica ha insistito su questo, no? Su questo punto, e ha anche insistito sul crollo della mente temporale in questa condizione. Il nirvana non dualistico è ritorno a una condizione originaria, prima delle categorie kantiane spazio-temporali, no? Che abitano la mia mente, che producono, formano la mia mente, ma anche dalle categorie sociali, prima delle categorie sociali, prima delle categorie psicologiche, nelle quali le distinzioni, nelle quali le separazioni, una condizione nella quale appunto la separazione, la distinzione non ha ancora luogo. Allora, questa esperienza che è vissuta all'interno di questa, diciamo, atmosfera, un'esperienza in cui c'è fatta spesso, descritta spesso come silenzio, solitudine, lentezza, anche la lentezza del gesto si manifesta come un riverberare dell'assoluto, dell'assoluto nel quotidiano. È qualcosa di cui ci parla la prossima poesia, in cui in questa sensazione di realtà pacificata, di realtà assolutizzata, in questo stato di quiete immensa, anche il piccolo suono di un ticchettio di un orologio è esperito potentemente rispetto al profondo silenzio che lo circonda, quel silenzio che parla dell'assoluto. Un po' come la funzione dei suoni in quel film documentario di Grossestil, il grande silenzio di Philip Groening sulla certosa di Grenoble, che se qualcuno non l'ha visto deve assolutamente provvedere a vedere. Antonio Porta: ogni gesto è infinito quando uno è solo in una stanza, rallentato quasi allo zero. Anche solo stappare una bottiglia, osservare un bicchiere vuoto, alzarsi per nascondere l'orologio, un suono spalanca il silenzio, dichiara il tempo abolito. E dicevamo del crollo del silenzio, sì, è stupendo, del crollo del dualismo. Ecco, crollo del dualismo è condizione di unità, quindi. Unità tra me e la realtà, attenzione, non unione, unità tra me e la realtà. Tutto si infinitizza, tutto è uno. Quell'uno a cui nulla conduce, nessuna via conduce, nessun tragitto conduce, nessun itinerario, nessuna distanza tra il viaggiatore e la meta. Il viaggiatore è la meta, la più famosa poesia di Cavafis, no? Ithaca. Nessuna distinzione tra il viaggiatore e l'esito del suo viaggiare, no? Ci sono dei versi di Margherita Guidacci, una poesia in barco: tu sei la nave, il navigante, il mare. Cosa che invece mi fa uscire da questa unità? Cosa mi fa cadere nella distinzione tra la nave, il navigante e il mare? L'essere nella richiesta, l'essere nell'attesa, il tendere verso, che è una tensione dentro.
quel meccanismo che è tipico del mentale, di cui si alimenta il mentale, che è strutturalmente distinzione soggetto-oggetto, quindi che è sempre nell'orizzonte del dualismo, dualismo io-tu, dualismo io e quello che sarò, io quello che dovrei essere, io e l'altro da me, io e le cose, io e il futuro, eccetera. E rispetto a tutto questo, come dicevo, a proposito di questa distinzione niciana, no, tra piccola mente e grande mente, rispetto a tutto questo, dall'altra parte, il corpo, il sentire, che mette in illusione questa distinzione, perché nel sentire profondo, e non è necessario essere dei mistici, non c'è più colui che sente e non c'è più colui che è sentito, c'è il sentire. Sentire senza più soggetto, non è già un abbastanza vasto nirvana? Les Murray, non so se forse qualcuno non conosce questo poeta australiano, Il significato dell'esistenza, è un titolo un po' pomposo, capisco, no? Un po' retorico, però l'ha intitolato proprio Il significato dell'esistenza, come per dire, questa cosa qua è il significato dell'esistenza. Ogni cosa, tranne il linguaggio, conosce il significato dell'esistenza. Gli alberi, i pianeti, i fiumi, il tempo, non conoscono altro. Lo esprimono, momento per momento, come universo. Perfino questo stupido corpo lo vive almeno in parte e vi avrebbe piena dignità, non fosse per l'ignorante libertà della mia mente parlante. La mente parlata, la mente che nel linguaggio, Derrida, ha scritto pagine su questa roba. Quindi nel linguaggio, nella divisione, nella molteplicità, nel dire, nella separazione, nel filtraggio rispetto al reale. Soprattutto nel questionare rispetto al reale, rispetto a me stesso anche. Mi questiono, mi metto in dubbio. Innalzo il tanto romantico rapporto con me stesso. È importante avere un rapporto con se stessi. E da qui provengono le altrettanto romantiche, esistenzialiste, esistenziali, problematiche, domande esistenziali, appunto, sul mio fine, sul perché, sullo scopo, il senso del mio esserci. Ecco, ma cos'è tutto questo, visto da un altro punto di vista? Prima di tutto retorica, e poi non è immersione nel reale, perché quando sono invece immerso nell'evento non c'è proprio più nessuna ricerca di senso, non c'è più nessuna domanda, perché non c'è alcuna cosa intorno alla quale domandare, perché non c'è più nessuna distanza tra me e quella cosa. O anche tra me e me stesso, e successivo mio mettermi a tema. Tutto è presente nel momento, tutto è quell'adesso, non c'è altro, non c'è bisogno d'altro, nemmeno di me ho più bisogno, sono liberato finalmente, sono sperso finalmente, altro che ritrovarmi, sono sperso in quell'attimo. Non sono più. Detto in altri termini, sono appunto liberato da quello stare lì, sdilinquito dalla mia entità solipsistica. Olav Hauge è norvegese, non so se si pronunci Hauge, ma intanto norvegese non penso che ci siano in sala degli esperti di linguistica norvegese. Anche questo comunque ve lo segnalo, se qualcuno lo conosce, è un poeta, ha scritto delle poesie pazzesche. Ogni giorno le grandi tempeste le hai tutte alle spalle. Non domandavi un tempo perché esistevi,
da dove venivi o dove stessi andando. Eri soltanto nella tempesta, eri nel fuoco. Ma si può anche vivere nella vita di ogni giorno, il grigio calmo giorno, piantare patate, rastrellare foglie e raccogliere rametti. Ci sono tante cose a cui pensare al momento. Ma tutto non basta la vita di un uomo. Dopo il lavoro puoi arrostire il maiale e leggere poesie cinesi. Il vecchio Laerte tagliava i rovi e rincalzava il fico e lasciava gli erosi combattere a Troia. Sdilinquire, dicevo, no, abbaglierei un'altra parola, sperdersi appunto, perdersi, sperdersi, uscire appunto dalla retorica del cercarsi, del trovare se stessi. La retorica della vita vista come un labirinto di cui devo trovare il senso, l'uscita, la via. Ecco, rispetto a tutto questo, perdersi. In ogni esperienza di bellezza, lo sappiamo, c'è il perdersi. È la conclusione di ogni domanda. Non perché io abbia ricevuto una risposta, ma perché finalmente è tramontato il domandare. Ci sono dei versi di Silvia Bre. Finalmente la mia strada ho perso nel mondo delle cose. E mi sento salire rami nuovi e il cielo ce l'ho steso sulle dita e amo e mi rinchiudo tutta nella vita. E non si è più padroni a casa propria. La casa propria è finita, se ci fosse mai stata. Lo sperdimento della mia soggettività finalmente. La mia soggettività vissuta come ego. Ego autofondato, ego che fagocita tutto, tutto, senza quindi sentire più niente, senza ospitare niente. Allora questa abdicazione è finalmente, appunto dicevo prima, il farmi spazio, essere ospitalità, ospitalità di me stesso, apertura, crollo, arrenditi, mi faccio accadere. La realtà riverbera in me e produce in me il suo discorso. Il silenzio di Alejandra Pizarnik. Io mi unisco al silenzio. Io mi sono unita al silenzio e mi lascio fare e mi lascio bere e mi lascio bere. Quanta mistica cristiana, potremmo citare un'altra cosa. È veramente tutto quello che ha ripetuto continuamente in tutte le sue opere, Christian Bobin, continuamente, basta prendere una pagina a caso quasi, una frase a caso, continuamente. Cito due frasi, ma veramente è da leggere. Ciò che trovo è mille volte più bello di ciò che cerco. Oppure, per chi non cerca nulla, lo stupore è continuo e la gioia non ha limiti. Ogni gioia. Grazie. E chiudo leggendo una poesia di Carlo Betocchi. Non la commento come ho fatto fino adesso, perché puoi commentare. È sempre uno stupro, sempre sporcare, come ho fatto anche io oggi, ovviamente. Che dice così? E la leggo perché me l'ha chiesta Rossana. Un passo, un altro passo, ivi del cielo il masso azzurro, la vivente natura, e l'inferma pietà che se stessa conosce negli errori, e la lieve follia, ivi la morte, il rumore, il silenzio, e il mio esistere anonimo. E come dalla pietra sale il canto di un colore che è muto, un passo, un altro passo, e inciampando nel divino esistere, io giungo a riconoscermi nel sasso che sospira l'eterno, in alto, in basso. Grazie. Thank you.
pazienti, sanati, l'unicità, la più citata di questa sera.